Eccoci qua. Allora, vediamo subito quello che è diciamo, lo slogan, il titolo di apertura del convegno, anzi della grande assemblea del 18 giugno, e lo vediamo nella nostra slide. Pace, lavoro, giustizia sociale e democrazia camminano insieme, dovrebbero camminare insieme, segretario. Quindi il primo tema è la pace, vediamo l'altra slide, così andiamo a commentare quello che aveva già accennato peraltro anche Ivan Pedretti nell'intervista, prego. Allora, la pace, lo dicevo prima, noi ci troviamo per la prima volta, è vero che c'era stata l'ex Jugoslavia, però noi ci troviamo davvero per la prima volta nel cuore dell'Europa, perché poi guerre sparse per il mondo ce n'erano, le conosciamo, l'ultima è stata quella dell'Afghanistan, no? Che ha prodotto comunque degli effetti, ne sentivamo parlare poco tempo fa, ma al di là di questo concentriamoci su quello che sta succedendo in Ucraina. È una guerra che accade nel cuore dell'Europa, che richiama chiaramente vecchi fantasmi, che mette fine un po' a quell'equilibrio determinato da una sorta di deterrenza, no? Che conoscevamo chi è nato, cresciuto negli anni Ottanta, lo ricorda molto bene, gli Stati Uniti da una parte, l'Unione Sovietica dall'altra, la cosiddetta guerra fredda che teneva in equilibrio un mondo, una deterrenza che è andata avanti per quale ragione? Perché comunque gli Stati Uniti e la Russia sono rimasti i due principali paesi con il maggior numero di armamenti nucleari. E il timore di dover prevedere scenari di guerra o scatenare tensioni ha fatto stare tutti, diciamo così, sufficientemente tranquilli per un lungo periodo. Adesso è saltato questo principio. Il fatto che la Russia intervenga in Ucraina fa saltare, ripeto, questo principio di deterrenza e mette in discussione un equilibrio che aveva retto e che oggi però lo si vuole modificare. Anche questa è una conseguenza della pandemia, perché la pandemia in qualche modo è come avesse, se utilizziamo termini informatici, resettato tutto, bloccato tutto e fatto ripartire. E questa ripartenza mette in gioco chiaramente interessi diversi che, la dico così, provano a spostare quello che per molto tempo è stato un predominio occidentale verso Oriente. Non voglio farla troppo lunga, o comunque non voglio usare concetti molto difficili, basta vedere la spesa per armamenti. È aumentata Questo. in modo stratosferico, sono 2.000 miliardi di dollari spesi nel 2021 prima che scoppiasse la guerra, cioè si sono investiti soldi per produrre armi e i paesi che lo hanno fatto maggiormente sono proprio la Russia, gli Stati Uniti e la Cina, non è un caso. Non è un Allora il caso. vero tema qual è? E poi mi taccio, il vero tema è quale ruolo giocano quelle istituzioni internazionali nate dopo la Seconda Guerra Mondiale per garantire la pace. Sono l'Europa, un'Europa che lo vediamo spesso divisa, che non ha una politica estera comune, una politica di difesa comune, e l'altra è l'ONU, che resta comunque in qualche modo intrappolata e condizionata dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, tre dei quali sono quelli che dicevo prima, che si sono per lo più armati e che oggi esercitano un potere di veto. Non ci sono alternative però, perché il rischio che corriamo è molto grosso. È evidente che gli Stati Uniti, che in qualche modo questa situazione, diciamo così, la alimentano, sono però proprio distaccati geograficamente rispetto all'Europa, che invece è Insomma, in sì. una situazione di immediato pericolo, perché se scoppia una guerra nucleare, noi ci troviamo per primi, chi sta pagando le maggiori conseguenze di una ripercussione delle sanzioni? Il gas, lo leggiamo in questi giorni. Inizia a diminuire Siamo naturalmente noi, questo sì. esatto, Un attimo l'erogazione di solo, gas. troppo solo un secondo perché abbiamo un messaggio che abbiamo ricevuto, chiedo alla regia se lo rimette in onda così possiamo commentarlo, poi do la parola appunto anche alla segretaria relativamente a questo aspetto. Questo periodo drammatico ha mostrato quanto il mondo sia egoista, ognuno pensa a se stesso, gli stati pensano al loro giardino che è molto piccolo in confronto al mondo. È un dato di fatto reale perché, qui magari faccio intervenire la Sì. segretaria da Verona, segretaria c'è questa aspetto, per esempio, le conseguenze dell'Ucraina ricadono sì dappertutto, anche su di noi, però abbiamo visto i paesi che hanno maggiori difficoltà economiche, poi i paesi del terzo mondo ne subiranno le conseguenze in modo esponenziale. Quindi c'è un egoismo drammatico nel perseguire determinati obiettivi, come voi dite, la guerra non si ferma con la guerra né con il riarmo.
continuando a riarmare, 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 non continuiamo altro che far continuare questo combattimento anche all'infinito, e intanto le conseguenze più gravi ce l'ha chi ne ha meno soldi, anche da noi, per carità, sono nel terzo mondo, anche da noi. Sì, è quell'effetto domino, effetto a catena di cui parlavamo prima, anche la fame nel mondo sta diventando un'arma di guerra, il blocco dei porti, la non possibilità di far uscire il grano, è ovvio che può produrre la fame in paesi come in aree geografiche già profondamente in difficoltà, ma a loro volta la crisi alimentare può far scoppiare ulteriori conflitti o ulteriori migrazioni, perché sappiamo, la storia ne è sempre stata un esempio, insomma, il tema dell'approvvigionamento diventa elemento di, ovviamente, di scontro, perché elemento di grande sofferenza per le popolazioni. Questo elemento anche della interdipendenza degli stati nasce anche dall'effetto della globalizzazione, per cui lo abbiamo visto anche, se vogliamo, durante il periodo della pandemia, no? Quanto gli stati dal punto di vista economico siano diventati, per scelte politiche fatte, tra di loro interdipendenti. Mancanza di materie prime provenienti dalla Cina durante il lockdown, il blocco del porto di Shanghai, che ovviamente ha provocato effetti economici o di reperimento di beni in Europa o in altri paesi del mondo. Quindi è ovvio che ci sono elementi talmente grandi ormai di interconnessione, appunto, tra gli stati, che quello che succede in una parte del mondo poi ha un effetto a caduta in altri. Una cosa così dirompente come la guerra, e sull'analisi che Aldo faceva rispetto all'aver sdoganato questa guerra, il fatto che gli armamenti nucleari non sono più l'elemento deterrente per non far scoppiare conflitti come lo sono stati da dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi, è veramente l'elemento, come posso dire, dirompente di questo conflitto. C'è un altro messaggio che è arrivato, leggo, se la regia me lo rimette in onda lo posso anche leggere, eccolo qua: la maggioranza dei sudditi italiani sono contrari all'invio di armi e sanzioni, i padroni dell'Italia fanno l'esatto contrario. Segretario. Guardi, c'è tanta verità in queste parole, ma basta pensare, non faccio il nostalgico, perché la nostra Costituzione secondo me continua ad essere una delle più moderne in assoluto, ma non a caso. Allora, sulla carta è una cosa, sì, certo, nell'attuazione certo, è un'altra. I nostri padri costituenti, che venivano da quella situazione, che le armi le avevano imbracciate, che avevano visto quali conseguenze aveva determinato una guerra così violenta come la seconda, avevano scritto appunto che l'Italia la ripudiava e si affidava a quegli organismi internazionali che dicevo prima. E quindi è vero, il sentire, a mio parere, il sentire collettivo, il sentire diffuso non è di favorire la guerra, è comprensibile. Scatta un po' nell'animo questa condivisione, questo dire: ma se un popolo viene invaso, viene privato della propria libertà, viene ucciso, bombardato e in qualche modo reagisce, si deve difendere, ma si innesca un circolo pericolosissimo, per cui lì non è più una questione di resistenza e mi difendo, ma di guerra degli uni contro gli altri, pur chi ha ragione rispetto a questo conflitto, ed è evidentemente l'Ucraina. È chiaro che l'unica soluzione, non ce ne sono altre, è che intervengano questi organismi internazionali, che intervengano subito e per davvero, e che riportino tutto su un piano di diplomazia e di negoziato. Non ci sono altre vie, perché questa guerra, e anche qui termino, deve cessare il prima possibile, perché le conseguenze le paghiamo tutti. Ma forse non interessa a nessuno chi le paga, perché forse non è coinvolto direttamente. Il solito discorso degli egoismi, certo, rifacendosi a quanto diceva il messaggio precedente. Stavolta c'è un altro capitolo che voi affrontate nell'Assemblea Generale, eccolo qua, per il lavoro. Questa volta chiedo l'intervento, comincia la segretaria di Verona. Mettere fine alla precarietà dilagante, al finto lavoro autonomo, al lavoro povero e sommerso. Prego, segretaria. Abbiamo letto anche tante pagine scritte sui giornali, perché ci sembra quasi che oggi ci si accorga di quali siano le difficoltà del mondo del lavoro nel nostro paese.
E anche qui parliamo di effetti legati al momento contingente, ma in realtà è un problema ormai di natura strutturale. Il nostro paese ha scambiato la flessibilità per la precarietà. Siamo ad aprile arrivati ad un numero di contratti a tempo determinato che non si vedevano da decenni nel nostro paese. Oggi i contratti a tempo determinato sono più di 3 milioni. Parliamo di tanti milioni di contratti a tempo determinato che portano con sé part-time involontari. La precarietà che da questo modello contrattuale ne deriva provoca una contrazione sui salari e sul reddito complessivo delle persone decisamente importante, che fa essere il nostro paese tra i fanalini di coda dell'Europa in termini di valore medio dei salari e dei redditi. Sì. Cioè abbiamo delle grandi distanze rispetto ai cugini francesi e alla Germania, Germania. ma anche la Spagna. Ovviamente. Esatto, frutto di scelte politiche fatte negli anni, contratti a tempo determinato, modalità contrattuali tipo lo staff leasing, il job sharing, per non parlare poi di quei non lavori, che sono i tirocini extracurriculari e stage che vengono fatti passare come se fossero dei rapporti di lavoro che in realtà ovviamente non No, non lo sono. sono. Allora, un attimo di interruzione, andiamo in pubblicità, poi abbiamo anche gli altri temi, perché oltre per il lavoro, investimenti peraltro per la salute e la sicurezza, diritto anche alla formazione permanente, abbiamo il capitolo giustizia sociale e democrazia che è molto importante che voi andate a sottolineare. Pochi secondi di pubblicità.